Svegliati, svegliati, svegliamoci sempre per contemplare il volto di Cristo, il volto sofferente di Cristo nei fratelli e il volto glorioso di Cristo risorto. Ecco, il volto del Signore deve essere sempre davanti a noi. È per questo, Signore, che ti chiediamo questa sera che una luce scende dentro di noi perché possiamo scoprire il tuo volto, cercare il tuo volto. Di te è detto il mio cuore ha cercato il tuo volto io cerco, Signore. Qui sulla terra lo trovo nei molti fratelli, lo trovo soprattutto nei sofferenti. Ma io sogno il tuo volto glorioso, quello raggiante. Signore, dammi il desiderio ardente di cercare il tuo volto. Ti ha detto il mio cuore, cercate, cercate il volto. Lode e gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Adesso invochiamo lo Spirito su di noi perché ci dia l'ascolto nella parola di Dio, dia l'ascolto a me e l'ascolto a voi perché quello che io dico sia una ripetizione di quello che il Signore mi va suggerendo e perché questa parola possa penetrare dentro di noi per l'edificazione comune.
Sul senso della sofferenza. Sempre la Chiesa si è interessata alla sofferenza dell'uomo, cominciando dal suo fondatore, Gesù, gli Apostoli, la Chiesa primitiva, la Chiesa fino ad oggi. Sempre si è interessata della sofferenza dell'uomo e ne ha parlato, ha dato delle norme perché il ministero suo a favore dei sofferenti fosse ben regolato. Però mai un documento del Magistero della Chiesa è stato dedicato alla sofferenza come tale, sotto il profilo teologico e pastorale. Questa lettera che noi così abordiamo è del 1982, 11 febbraio, ed è il primo documento pronto della Chiesa al riguardo. Seguono poi altri documenti meno importanti, però resta sempre una pietra miliare nella dottrina della Chiesa. Ed è una delle lettere più belle del pontefice attuale, Papa Giovanni Paolo. Questa sera vogliamo farne oggetto di riflessione per dare al nostro ministero una luce nuova e una forza nuova. Che vogliamo attingere da Cristo, che sta al centro di questa lettera, come sta al centro della vita della Chiesa e della sofferenza dell'uomo. La lettera ha una introduzione, una premessa, e si snoda in 8 capitoli. E poi una conclusione. Noi dividiamo la lettera in 2 parti. Nella prima parte vedremo il grande problema, il perché del dolore, il senso della sofferenza umana. E poi, nella seconda parte, la risposta che dà la fede a questo enigma inestricabile della sofferenza umana. Non facciamo tanti preamboli per non sciupare tempo, ma andiamo al nodo del problema. Certamente Gesù, venendo in questo mondo, cominciò a fare del bene, sanando tutti, occupandosi dei sofferenti,
aprendo il suo cuore di misericordia a tutti i bisogni dell'uomo, a tutte le debolezze e le miserie dell'uomo. Poi si caricò di tutti i peccati degli uomini sulla croce, offrì se stesso, risuscitò e affidò alla Chiesa il compito di continuare la sua missione. La Chiesa si è occupata fin dai primordi, degli ammalati. Vediamo gli apostoli come Cristo guarire gli infermi e la Chiesa cominciò ad esercitare con il sacramento dell'unzione degli infermi una cura particolare per i malati. Mai è venuta meno nella Chiesa la cura per i malati. Quando lo Stato non interveniva, la Chiesa era sempre pronta a intervenire e accanto alla Chiesa e alle abitazioni dei vescovi o accanto alle cattedrali o le basiliche c'erano i luoghi per ospitare i pellegrini, per ospitare gli infermi. Nella Chiesa sorgono anche dei santi particolarmente dediti alla cura degli infermi, per citare alcuni, San Francesco d'Assisi, che aveva cura degli infermi, dei lebbrosi, Elisabetta d'Ungheria che fondò il primo ospedale. E personalmente curava gli infermi e poi i grandi santi, i grandi pionieri, San Giovanni di Dio, San Camillo dell'Elis e via via, fino ai nostri giorni. Per cui dice il Papa proprio nella prima parte, prima introduzione, la Chiesa si è occupata sempre degli infermi, ha avuto a cura gli infermi, cioè si è interessata del dolore umano, che si esprime soprattutto nella malattia e nell'infermità. Però oggi la Chiesa deve adattarsi alla sofferenza del mondo in una maniera più specifica, per cui ci vuole anche un cambiamento nei modi tradizionali per essere più sensibili all'uomo di oggi che soffre in molte maniere. Ed è qui che la Chiesa si dimostra sempre aperta a venire incontro alle molte sofferenze degli uomini. Il Papa allora esorta tutta la Chiesa ad avere particolare attenzione oggi alla sofferenza umana, perché questa è la missione della Chiesa e invita tutti ad avere cura dei sofferenti, per cui è tutta la Chiesa che è chiamata a sensibilizzarsi alla sofferenza umana e a venire con le sue istituzioni, col suo apostolato, con la sua attività, a venire incontro al dolore dell'uomo, alla molteplice forma in cui l'uomo soffre in questo mondo. Il Papa attira appunto l'attenzione su questi due punti, tutta la Chiesa deve sentirsi impegnata
E il malato deve essere al centro della nostra attenzione, il sofferente al centro della nostra attenzione, non tanto come oggetto della nostra cura, quanto come soggetto interessante, perché porta il peso del mondo, perché particolarmente è congiunto con Cristo ed esprime la sofferenza di Cristo, che ancora continua nel suo mistico corpo, quasi per completare il sacrificio della croce, che è sempre attuale, che è sempre costante, perché noi guardiamo nel tempo e nello spazio, ma i misteri di Dio sono sempre attuali, fuori del tempio, tempo e nello spazio. Dopo questo primo excursus, il Papa incomincia a mettere a fuoco l'argomento. E nel secondo capitolo, ma noi ci domandiamo perché la sofferenza nel mondo? E l'uomo di oggi che si interroga in maniera particolare, che senso ha la mia sofferenza? Che senso ha il mio dolore? E incomincia il Papa a distinguere la sofferenza fisica e la sofferenza morale. E dice che tutto l'uomo, nella sua globalità, è sofferente. Soffre nel corpo, soffre nel cuore, nell'anima, soffre nello spirito. È attaccato dalla sofferenza individualmente, è attaccato dalla sofferenza anche socialmente, nel senso che la società, il vivere in società, comporta per l'uomo una sofferenza. E allora che senso ha la sofferenza nel mondo? Che senso ha il dolore dell'uomo davanti a un Dio buono, quando soprattutto la sofferenza tocca intere popolazioni? Che senso ha una catastrofe? Che senso ha un'epidemia? Che senso ha un terremoto? Terremoto dell'India, che ha fatto più di 100.000 morti. Che senso ha? Che senso ha la malattia, soprattutto nel bambino innocente? Che senso hanno tante oppressioni di popoli su altri popoli, genocidi, guerre? La guerra del Kosovo, le guerre dell'Africa, che hanno prodotto milioni e milioni di morti. Tutto questo male che troviamo nel genere umano e troviamo in tante e tante persone, come mai la scienza, la tecnica non sono stati capaci di debellare le malattie? Una malattia viene debellata e ne sorge un'altra. Le cliniche aumentano, i medici aumentano, si specializzano, si trovano nuove tecniche, nuovi farmaci, ma le malattie non diminuiscono. L'uomo cerca con le sue istituzioni di migliorare la vita degli uomini. La tecnica ha alleviato tante sofferenze, ha tolto tanto lavoro, tante logorie di energie, eppure l'uomo soffre oggi più di prima. Soffre singolarmente, soffre collettivamente, soffre la famiglia, c'è una sofferenza diffusa in tutto il mondo.
Che senso ha questa sofferenza? Inspiegabile, è un enigma. L'uomo non sa rispondere. Come mai un Dio buono crea tutto questo male? Ecco qui, allora che davanti a questo interrogativo a cui l'uomo non può rispondere, viene avanti una bella figura, viene introdotta subito dopo la figura di Giobbe. Giobbe è l'espressione di un uomo il quale, pur essendo retto, pur essendo onesto, ineccepibile, credente in Dio, viene colpito. È interessante leggere il libro di Giobbe, perché ci introduce nel mistero, nell'enigma della sofferenza umana. Giobbe che è provato prima nei beni, poi negli affetti familiari, poi è provato nella sua pelle. È il tipo dell'uomo sofferente, il quale non sa il perché sia stato colpito da tante sventure. È il tipo dell'umanità sofferente, che è colpita da tante sventure, fisiche, morali, spirituali, e non sa il perché. È bene ricordare alcuni punti del libro di Giobbe che possono in certa qual maniera illuminare. Un bel giorno tutti i figli di Dio si presentano al Signore. Il Signore tiene concistoro, li chiama tutti. E ci va anche Satana, perché anche lui è ministro di Dio. E chiede, che si dice su qui sulla terra, tu che giri per il mondo, ti sei accorto del mio servo Giobbe, un uomo retto, eh? Un uomo che osserva la mia legge. Satana chiede in pratica di tentarlo. E Dio concede a Satana il permesso di tentare Giobbe. Sappiamo, la prima tentazione, tutti i suoi averi sono compromessi, viene derubato, poi i suoi figli restano uccisi da disgrazie. Ma Giobbe, nonostante queste disgrazie, nei suoi beni e nei suoi affetti, benedice il Signore. Dio chiama di nuovo a concistoro i servi, cioè i suoi ministri, e c'è anche Satana. E Dio domanda: hai visto come il mio servo Giobbe ha reagito bene a tutto quello che tu gli hai fatto? In realtà tu mi hai spinto senza ragione a tormentarlo. Una parola dura. Tu, Satana, mi hai spinto a tormentare e a rovinare, anzi dice, Giobbe senza una ragione. E io l'ho concesso. Ossia Dio quasi a malincuore, senza una ragione, cede alle istanze di Satana. Satana tenta Giobbe nella sua pelle. Una malattia schifosa lo prende dalla testa ai piedi.
ed egli è costretto a uscire di casa, sta nello sterquilinio, sua moglie lo disprezza, lo invita a maledire Dio, comunque ad allontanarsi. Qui è tutta l'umanità toccata, dalla testa ai piedi è tutta una piaga. Ricordiamo il testo bellissimo di Isaia, capitolo 1, 5, 6, dalla testa ai piedi è tutta una piaga. Qui c'è tutta l'umanità rappresentata in Giobbe, come c'è il Cristo rappresentato in Giobbe, come vedremo. Ed ecco che incomincia a porsi il problema perché. Il perché della sofferenza. Vengono i tre amici, grandi sapienti, a colonsolarlo, tutti e tre con i loro discorsi cercano di persuadere Giobbe che se è così afflitto da tante disgrazie, deve aver commesso qualche peccato. Giobbe si difende contro l'anziano, contro il giovane, contro quelli di mezza età e protesta che nessun peccato in lui. Finalmente viene un terzo, un quarto consolatore, Eliu, il quale dà torto anche lui a Giobbe e cerca di difendere Dio, che non c'entra qui. Qualche cosa di male c'è di mezzo. E Giobbe deve ricordarsi di questo male. Per cui prima i tre e poi il quarto amico sono contro Giobbe. Finalmente Giobbe ha una risposta, o meglio non ha risposta. Cioè Dio è il grande silenzioso, il grande assente in questo dramma. E il cruccio di Giobbe è che Dio resta nel silenzio. Dio non parla, Dio cela il mistero all'uomo, il mistero della sofferenza. Finalmente Dio dal turbine si affaccia e parla e dà torto a tutti, dà torto a tutti, dà torto agli amici, dà torto a Giobbe, ma non dà una risposta all'enigma della sofferenza. Non dice il perché della sofferenza, ma mette nel cuore di Giobbe una luce. Giobbe uomo, resta nell'enigma, però come credente è una luce. Io credo che il mio Redentore è vivo e i miei occhi lo vedranno. Intravede il suo Redentore, il quale lo toglierà da quello stato. Poi Giobbe viene ricompensato da Dio, una ricompensa terrena, ha tre figli ancora, tre figlie, ha di nuovo i beni centuplicati ed ha una lunga vita. Campa a 350 anni. È una ricompensa terrena, è una luce nel suo cuore di vedere un giorno il Redentore, il rivelatore dell'enigma, ma l'enigma resta. Perché resta enigma? Perché la risposta di Dio all'uomo che soffre è una sola, Cristo Signore.
è lui la parola del Padre. Gesù, Verbo incarnato, Cristo il Messia, è la risposta di Dio all'uomo ed è in lui che la sofferenza umana trova la spiegazione e trova anche il rimedio, perché non sia più una sofferenza oppressiva, ma una sofferenza che elevi l'uomo, che faccia dell'uomo sofferente un uomo grande davanti a Dio, perché l'associa alla redenzione dell'uomo stesso e alla redenzione del mondo. E qualora l'altra parte dell'enciclica che ci fa vedere Cristo. Cristo è la risposta di Dio all'uomo. È soltanto in Cristo che noi troviamo la risposta al perché della sofferenza. Cristo è venuto in questo mondo per restaurare questo mondo. Il piano di Dio non era stato questo all'inizio. Dio aveva creato tutto. Ieri, professor Leone, contro la teoria dei persiani, Zarathustra, Zoroastro, che era molto in voga a quel tempo, nel Genesi, ci fa vedere che Dio è buono. Che il male non procede dallo spirito del male, ma tutte le cose sono create da Dio e tutte le cose sono buone. Dio vide, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, creò l'uomo e disse: molto bello, molto buono, tutto è buono, tutto viene da Dio. Però successe qualche cosa. Venne il peccato in questo mondo. Col peccato venne il disordine. Tutto fu scombussolato. Il più colpito è stato il capo della creazione, l'uomo, il dominatore del mondo. Fu colpito nella mente, nel cuore, nella volontà, nel corpo. Ecco il peccato originale che entra nell'umanità, entra in questo mondo, scombussola l'ordine di questo mondo, mette così il quadruplice disordine di cui parla il Papa, disordine dentro l'uomo, disordine dell'uomo con l'altro uomo, disordine dell'uomo con Dio, disordine dell'uomo con l'universo. L'uomo dentro di sé è scisso, e cioè le tre componenti dell'uomo sono in subbuglio. Il corpo si ribella alla ragione è oscurata, la volontà è inclinata al male. L'uomo sente il male dentro di sé. L'uomo, nei rapporti con l'altro uomo, diventa un nemico. I primi due fratelli vengono in lotta. Abele è ucciso da Caino. Subito i popoli si mettono contro gli altri popoli. Subito le guerre. Poi il rapporto con le cose, con gli altri, con tutte le creature. Le creature avevano un ordine, l'uomo ha scombussolato l'ordine, tutta la natura si ribella all'uomo, ma soprattutto la grande ribellione a Dio. L'uomo non è sottomesso a Dio, non è sottomesso più alle leggi di Dio scritte dentro il suo cuore. I 10 comandamenti sono scritti dentro il cuore dell'uomo. Le
L'idea stessa di Dio è oscurata. L'uomo non vede più il suo rapporto col Creatore. Tutto questo guazzabuglio, diciamo, è all'origine del male dell'uomo, di tutti i mali dell'uomo, di tutta la sofferenza umana. Ma Dio aveva promesso il restauratore, il recapitolatore, come dice bene Sant'Ireneo. Il Verbo di Dio si fa carne, come Dio stesso aveva promesso ad Adamo, e restaura tutto, l'umanità, restaura l'universo e toglie l'umanità e l'universo dalla sua sofferenza. Però come? Abbracciando la sofferenza, prendendo la sofferenza su di sé. Ecco, allora, in proseguo, il Papa si ferma sulla vita di Gesù. Gesù si presenta come il guaritore dell'uomo. Abbiamo i testi di 4 Luca, dove Gesù, nella sinagoga di Nazareth, riprendendo un testo del scritto Isaia 61, dice che è venuto come liberatore dell'uomo. Egli è liberatore. Qui abbiamo questo luogo intitolato a Gesù liberatore. Libera l'uomo dalla menzogna e dall'inganno con la verità. È venuto ad aprire gli occhi dei ciechi, ad aprire le orecchie dei sordi, a far intendere la parola della verità. Egli libera l'uomo dal peccato, con la grazia, e di tutte le conseguenze del peccato. Libera l'uomo dalla malattia, il corpo dell'uomo dalla malattia. Comincia a guarire i sofferenti. Anzi, prima di elaborare una verità, una dottrina, Gesù incomincia ad operare. Cepiti facere et docere, dice bene testo, cominciò a fare ed insegnare, prima a fare. Cominciò a guarire. Cominciò a ammondare i lebbrosi. Cominciò ad aprire gli occhi ai ciechi. Cominciò a risuscitare i morti. Egli penetra nella sofferenza fisica dell'uomo. Entra nella sofferenza morale, nella sofferenza di Zaccheo, nella sofferenza dell'adultera, nella sofferenza della peccatrice, dà il perdono. Ossia Gesù entra nella sofferenza umana come liberatore dell'uomo. Libera la mente, libera la volontà, libera il cuore, libera il corpo e sconfigge il grande nemico. Colui che aveva operato tanto male, colui che era all'inizio dei guai dell'uomo, è venuto per sconfiggere le opere di Satana, distrugge l'opera del maligno, e lui pertanto il liberatore del maligno, libera l'uomo dal grande nemico, da quel Satana che troviamo nelle scritture, e che tenta di distoglierlo dalla sua missione. Però Gesù comincia a fare, comincia poi a insegnare e comincia ad offrire se stesso. Gesù vince la sofferenza umana
caricandosi della sofferenza umana. Egli prese su di sé i dolori nostri e le nostre sofferenze. Lo aveva detto già il profeta Isaia, nel servo di Yahweh. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Ha preso su di sé tutta la sofferenza umana. È diventato lui il lebbroso, il pieno di dolori. È diventato come l'immagine di cui io vi ho parlato nel profeta Isaia 1, 5, 6. Noi l'abbiamo visto e l'abbiamo riconosciuto, ripete nel capitolo 53. Cristo prende su di sé la sofferenza umana e va alla morte. Qui Papa si sofferma sulla missione di Cristo. Cristo vince la sofferenza soffrendo e morendo. Lui prende coscienza che dovrà salvare l'uomo mediante la croce, mediante la sofferenza. Satana, il grande nemico, è vicino a lui nel deserto e tenta di distoglierlo dalla via che il Padre già gli aveva indicato nel battesimo. E nel battesimo che Gesù prende coscienza come uomo, come Messia, come unto, che la salvezza del mondo dovrà venire attraverso la croce. E subito comincia a parlare di questo agli apostoli. Figlio dell'uomo dovrà soffrire, essere messo a morte e poi risorgere. E allora, mentre egli opera miracoli, mentre egli guarisce, incomincia a delineare agli apostoli il mistero della redenzione che lui opererà come Messia, soffrendo, morendo sulla croce. Ripetutamente Gesù fa questo discorso sulla via che deve seguire e addita anche agli apostoli la stessa via. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E qui il Papa parla appunto del mistero della croce. La croce diventa per noi il Vangelo della sofferenza. Ma ne parleremo nella seconda parte. Qui ci fermiamo un momento sulla visione di Cristo Signore, il quale attraverso la passione e morte redime tutta l'umanità dalla sofferenza e associa l'uomo a sé, perché in sé trova la luce. Il perché della sofferenza, ma la sofferenza non diventa più un peso per lui, ma diventa una scuola di perfezione, diventa una via di elevazione, in modo che l'uomo attraverso la sofferenza ritrovi se stesso, sia restaurato, attraverso la sofferenza diventi quell'uomo che Dio ha creato. Gesù così ristabilisce l'ordine e valorizza l'uomo nella sua interezza, gli dà la salute del corpo, un giorno piena, gli dà la salute dello spirito, restaura la sua mente con la verità, restaura la sua volontà con la grazia, ossia redime tutto l'uomo, però la sofferenza resta. Resta però come via luminosa. La sofferenza ha un senso, la sofferenza ha una sua spiegazione e la sofferenza, così l'uomo potrà abbracciarla
con un altro spirito, trovando nella sofferenza non una cappa che l'opprima, ma come un'amica, come una forza nuova. Così l'uomo entra nel mistero della sofferenza con un altro spirito, che è lo spirito che noi cristiani dobbiamo avere per capire il perché noi soffriamo, il perché il mondo soffre, il perché nonostante tutte le attività umane, tutta la ricerca umana, tutto lo sforzo umano, la sofferenza resta sempre come retaggio dell'uomo, di cui l'uomo non si può in maniera assoluta così liberare, perché è appunto attraverso la sofferenza che l'uomo trova la sua grandezza, troverà la sua luminosità. Amen. Ci dà il volto luminoso della sofferenza, presentandoci il Vangelo della sofferenza, a cui centro c'è Cristo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Eccola, sulla sofferenza umana si proietta la luce di Dio, l'amore di Dio. Dio Padre ha amato il mondo, ha amato l'uomo, ed è sensibile alla sofferenza dell'uomo, tanto da salvare l'uomo che soffre dando il suo Figlio. Il Figlio è tutto per il Padre, e il Padre dona suo Figlio, lo dà agli uomini, e lo dà sapendo che gli uomini l'avrebbero messo alla morte, perché attraverso la morte del Figlio ridà la vita agli uomini, la gioia agli uomini, la restaurazione completa agli uomini. Dunque, sulla sofferenza umana si staglia la luce dell'amore infinito di Dio. E questa luce illumina la sofferenza. Cristo è consapevole di questo amore del Padre e per amore va al sacrificio della croce. Offre con amore, per amore a se stesso, perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, lo dice lui stesso. Per cui è il trionfo dall'amore del Padre che rifugge nella sofferenza umana, ed è soprattutto l'amore del Figlio di Gesù che rifugge nella sofferenza umana. Gesù affronta la morte, io offro la mia vita e la do volentieri. Sono io che la do ed io la riprendo, e il terzo giorno risusciterò. Gesù associa a sé, nella sofferenza e nella gloria, quelli che lo seguono, cominciando da sua madre. Maria era tutta pura, era tutta santa, e se c'era creatura che non doveva soffrire, questa creatura doveva essere Maria, esente dal peccato. Eppure tra tutte le creature è Maria che, associata a Cristo, soffre di più di tutte le altre creature. Simeone, quando Maria presenta il bambino, dice: questo bambino è posto
in rovina e resurrezione di morti in Israele. E la spada del dolore trafiggerà il tuo cuore. Maria sarà trafitta dalla spada del dolore. Tutta la vita di Maria è una via crucis, un continuo dolore, tutta la vita di Maria. Dal momento in cui Maria dice di sì al Verbo che si incarna in lei, tutta la vita di Maria diventa una sofferenza. Però una sofferenza luminosa, tanto che Maria canta il Magnificat, associata alla sorte del suo figlio Gesù. Maria che porta il bambino nel suo grembo, che non trova asilo a Betlem, che partorisce così in una capanna, Maria che fugge in Egitto, Maria che ha già dei guai a causa del bambino che porta tra i suoi parenti a Nazareth e ha dei guai in Egitto, profuga in terra straniera, quasi che Dio non si occupi di suo figlio. Maria che riceve delle frecciate da parte del suo figlio, delle risposte dure da parte del suo figlio, comparendo a Santa Brigida, un giorno Maria dice: tu figlia mia, credi che lo stare sempre accanto a Gesù sia stata per me una vita di gioia? No, non è passata un'ora della mia vita senza che io soffrissi accanto a Gesù. Gesù mi manifestava quello che avrebbe dovuto soffrire, mi metteva così a parte della sua vita futura ed io soffrivo. Soffre Maria nella vita pubblica quando la vede rinnegato, quando quasi è costretta a seguire i suoi parenti perché volevano legare Gesù, perché era renato, era pazzo. Maria che riceve una frecciata quando dice: dite a mia madre chi sono i miei parenti, chi è mia madre e mio padre, sono quelli che mi ascoltano. Gesù che lascia Maria nella vita pubblica, che cammina, Maria finalmente sotto la croce. Stabat mater dolorosa. Il dolore di Maria nel vedere rinnegato Cristo, tradito Cristo, suo figlio, nel vederlo issato sulla croce, nudo, tra cielo e terra, senza poterlo soccorrere, agonizzante. Maria associa il suo dolore al dolore del figlio. Una creatura tutta pura, tutta santa, che soffre tutta la vita accanto a Gesù. Ecco allora che la sofferenza si illumina, è la sofferenza della persona più santa. Perché? Perché è accanto a Gesù, perché condivide la vita di Gesù, più da vicino che gli altri. E quegli apostoli sono i più vicini a Gesù. Gesù li ammonisce: state attenti. Abbiamo moltissimi testi, non è il caso di leggerli. Gesù sempre dice: state attenti, come il mondo ha odiato me, così odierà anche voi. Sarete tradotti nei tribunali, davanti ai giudici, sarete vergati, sarete tribolati. Il mondo ha odiato me e odierà anche voi, a causa mia. Il padre traderà il figlio il padre. Voi siete trascinati davanti ai tribunali per essere condannati. Non preparate prima quelli che dovete
dire, perché lo Spirito Santo che in voi vi dirà quello che dovete dire. Rendetevi per la testimonianza. E li proclama beati. Beati voi quando soffrite. Beati voi. Perché patirete tribolazioni. E così Gesù annunzia agli apostoli persecuzioni, tribolazioni, e anche quando dice che avranno il centuplo, c'è un inciso che mette Gesù: non senza tribolazioni, perché la tribolazione accompagna sempre il discepolo di Gesù. Dirà Paolo: coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù subiranno persecuzioni. Incominciamo con gli apostoli, primo perseguitato. Cominciamo col primo, Stefano, che dà la vita. Giacomo, che viene precipitato dalla torre. E poi tutti gli apostoli che muoiono ammazzati per amore di Cristo. Ma è la sofferenza costante degli apostoli. Paolo, abbiamo letto un testo, secondo i Corinzi, noi siamo tribolati, malmenati, perseguitati, perché si manifesti in noi la vita di Gesù, la vita mortale di Gesù. Qui entriamo nel mistero della conformità a Cristo e dell'associazione a Cristo. Secondo il decreto del Padre, enunciato nella lettera ai Romani, 8:29, noi dobbiamo essere conformi a Cristo, come nella gloria un giorno, così nella tribolazione con giù. Dirà pertanto Pietro, scrivendo agli anziani: io, anziano Pietro, partecipe delle sofferenze di Cristo e così anche della sua resurrezione. E Paolo fa dire: come abbondano in noi le tribolazioni, così abbonda in noi la consolazione. Partecipi delle sofferenze, delle tribolazioni, siamo anche partecipi della consolazione che viene dal Padre. Ossia, tutti gli apostoli, sia Pietro, sia Paolo, sia Giacomo, si parlano di tribolazioni, di persecuzioni, ossia di associazione a Cristo. Ricordate il bellissimo testo, la lettera ai Colossesi. Lo vogliamo leggere, ma già è stato annunciato. Io completo, perciò sono lieto delle sofferenze, lieto, ecco la sofferenza luminosa, lieto delle sofferenze che sopporto per voi, e completo nella mia carne quelle che manca la passione di Cristo. Qui abbiamo l'associazione a Cristo. E ecco allora che la sofferenza diventa luminosa, perché è per amore di Cristo che si soffre. Il santo è gioioso nel soffrire per Cristo. E l'esempio che noi vediamo in tante persone che sofferenti sono nella gioia. Io incontro sempre con molta simpatia quella ragazza che è nella sedia a rotelle, sempre luminosa nel volto, viene spesso alle nostre riunioni. È la più felice e la più gioiosa di tutte le partecipanti alle nostre riunioni. Eppure nella sedia a rotelle non si muove, perché offre la propria sofferenza a Cristo Signore. La sofferenza diventa luminosa, fonte di gioia, perché io do il mio contributo per la redenzione del mondo, e allora diventa una missione che è quella stessa di Cristo, essere corredentori, corredentrici come Maria con Cristo per la salvezza del mondo.
Il Papa si diffonde appunto in questa nostra associazione alla sofferenza di Cristo, perché questo getta tanta luce. Però come il Padre, per amore, ha dato il suo figlio, lo ha consegnato agli uomini, come Gesù per amore ha consegnato se stesso agli uomini, come Maria per amore è stata associata a Cristo e ha sofferto con Cristo, come gli apostoli per amore, ecco, sono lieto di offrire. Per amore hanno sofferto per Cristo, come i santi per amore hanno sofferto per Cristo, così anche noi siamo invitati ad offrire con amore e per amore le nostre sofferenze a Cristo Signore. Ed è allora che la luce di Dio scende dal letto del nostro dolore. È allora che noi, quando siamo nella tribolazione, ringraziamo il Signore e la tribolazione, il dolore fisico, morale, non è più oppressivo, ma diventa sorgente di gioia, di gaudio, l'anima si affina, si eleva, per cui ciò che gravava sull'uomo diventa motivo di altezza spirituale e anche di gioia ineffabile. Quello che succede in ogni singola persona succede anche nella collettività. È un'esplosione di amore. La sofferenza che genera amore, l'amore che è la vita. Mi ha fatto impressione questo fatto quando nel Kosovo ci furono tutte quelle stragi, eccidi, tutto il mondo si mosse. Era gara di solidarietà. Gente che partiva, gente che dava, migliaia di tonnellate di viveri che venivano spedite, anche se qualche volta hanno fatto mala sorte. Ma è tutto un movimento di solidarietà, segno dell'amore, l'amore che viene risvegliato nel cuore dell'uomo. È stata fatta la colletta per i 100.000 più morti in India. Moltissimo denaro ha fluito. La gente ha dato. Sono milioni, milioni, miliardi che sono state raccolte. Per cui la gente che si muove, la gente che dà nella sofferenza è l'esplosione dell'amore. Vedete come la sofferenza genera l'amore, sorgente di amore. Quando c'è Dio nella sofferenza, quando c'è Cristo nella sofferenza. Diceva Gesù: voi mi sarete testimoni, testimoni della sofferenza, testimoni nell'amore. Poi il Papa subito passa all'esempio del buon samaritano. Il settimo capitolo è tutto dedicato al buon samaritano. Mariuccio ha già accennato al buon samaritano. Io dico qualche cosa sul buon samaritano, proprio perché il Papa prende spunto dal buon samaritano per esortarci ad essere buoni samaritani anche noi. Nella parabola del buon samaritano, giustamente voglio osservare Mariuccia, c'è o Cristo o l'uomo. Qualcuno vi ha visto il Cristo malmenato, buttato per terra, ma in quel Cristo è l'uomo buttato per terra. Esce da Gerusalemme. I briganti lo colpiscono, lo spogliano, lo lasciano. Tre parole chiave. L'uomo è colpito, resta per terra. Il buon samaritano entra in comunione con l'uomo.
ciò che non fanno né il sacerdote né il levita. Preoccupate del culto, preoccupate della propria contaminazione, perché avvicinarsi ad un ferito, a un ammalato, è la contaminazione. Il buon samaritano invece non teme la contaminazione e poi ha cuore, si avvicina, scende da cavallo, si prostra, è sullo stesso piano del ferito, entra in comunione con il ferito, lo trae dalla sua solitudine e lo consola. Non è più solo, quell'uomo ha lasciato solo, non è più solo, ha qualcuno che lo soccorre. Il buon samaritano versa l'olio, versa il vino, l'olio della consolazione, il vino della speranza, poi se lo carica sulle spalle, o meglio sul suo giumento, sulla sua umanità, prende su di sé tutte le sofferenze umane, lo porta all'albergo, si prende cura di lui, questo prendersi cura dell'uomo, e dice all'albergatore, al capo della chiesa e a tutti i suoi servitori, a noi che siamo i servi, di aver cura di lui, avete cura di lui, prendersi cura del malato. E perché si prende cura del malato? Versa amore, dai i due denari, il denaro possono essere i sacramenti, possono essere i carismi, può essere la grazia, può essere l'amore, può essere la preghiera, può essere l'aiuto. Cioè, l'uomo dà all'uomo quello che Cristo dà. È Cristo che dà i carismi, cioè il buon samaritano dà i carismi, dà gli aiuti, dà i sacramenti, dà il suo tesoro all'albergatore perché li spenda. E Cristo ritornerà, riprenderà l'uomo ferito, lo riporterà nel cammino di ritorno a Gerusalemme. Spendete tutto quello che avete, al mio ritorno salteremo i conti, riprenderà il ferito, lo riporterà a Gerusalemme. E cosa dice poi alla fine della parabola Gesù al dottore della legge che lo aveva interrogato sull'amore? 5 parole che Madre Teresa di Calcutta scrisse davanti ai suoi occhi e tenne sempre nella sua cella. Anche tu fa lo stesso, anche tu fa lo stesso. È l'esercizio dell'amore che nasce dalla sofferenza dell'uomo. Noi siamo chiamati, fratelli e sorelle, ad esercitare l'amore con i doni che Dio ci dà, con i doni di Cristo, a prenderci cura dei sofferenti, con quella stessa premura di Cristo, scendendo da cavallo, inginocchiandoci davanti al malato, tergendo le sue ferite, senza paura di contaminarci. E l'esercizio dell'amore. E allora la sofferenza diventa luminosa, luminosa per gli altri, luminosa per noi, fonte di gioia per gli altri, fonte di gioia per noi. Vedete come questa dea bendata, diciamo, che si presenta davanti ai nostri occhi,
triste, coperta da un velo nero, diventa splendida, luminosa. E la sofferenza luminosa che viene offerta a noi, perché in quella sofferenza luminosa c'è Cristo, c'è l'amore di Cristo per noi. Perché in ogni sofferenza e in ogni sofferente è Cristo che soffre. Il Papa termina nel capitolo ottavo, l'ultimo capitolo, proiettandoci l'ultimo giudizio sull'amore. Ricordate il testo di Matteo 25, che il Papa ricorda. Nell'ultimo giorno il Figlio dell'uomo scenderà e giudicherà tutte le genti, non i cristiani, tutte le genti. Li giudicherà sull'amore. Non ci saranno più precetti, non ci saranno più comandamenti a cui Cristo si richiama, non ci saranno più leggi né rubriche né tante cose da osservare, tutto sparirà, rimarrà solo l'amore, il giudizio sull'amore, perché Dio è amore, non è altro. Dio è un atto purissimo di amore. E noi, fatti di immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo essere amore e saremo giudicati sull'amore. Se in noi sarà trovato l'amore, saremo con Dio. Se non sarà trovato l'amore, noi saremo esclusi. Cosa dice il giudice? Io ero malato. Siete venuti a visitarmi. Io ero affamato. Io ero assetato. Io ero ignudo. Mi avete coperto. Io ero carcerato. Ero carcerato. E siete venuti a visitarmi. Cioè c'è Gesù. In tutte le sofferenze umane, in tutti gli uomini che soffrono, c'è Gesù. Questo è il dato di fede. Beato te se riconosci il volto di Gesù. Il volto di Gesù. Nell'ammalato, nell'infelice, nel ferito, nel percorso a metà strada, beato te se riconosci Cristo e se pieghi le ginocchia per soccorso di Cristo, perché è Cristo che soffre per la sofferenza degli uomini e redime la sofferenza degli uomini attraverso l'uomo, l'uomo lui e l'uomo integrale intero, che è tutta l'umanità, e nella sofferenza che avviene la redenzione, l'ingresso nella gloria di Dio, perché è nella sofferenza che avviene l'amore, l'esplosione dell'amore. I cattivi diranno: ma quando mai, Signore, ti abbiamo visto? Tu affamato, tu ignudo, tu carcerato. Quelle che non avete fatto al piccolo dei miei fratelli non l'avete fatto a me, andate. Mentre i giusti dirà: quelle che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli le avete fatto a me. Si tratta di riconoscere Cristo. Riconoscere Cristo e servire Cristo in ogni sofferente, anche nel peggiore dei sofferenti. Non dovete guardare la qualità del sofferente. Se tu vai in carcere, troverai tanti delinquenti, secondo gli uomini. Tanti delinquenti.
ma in ogni delinquente, nel fondo, c'è sempre la presenza di Cristo. Nel profondo di ogni uomo resta sempre l'immagine di colui che ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. E tanto deve bastarci. Gesù è garante per ogni uomo. Pertanto, questo deve essere un motivo per noi di servire il Signore Gesù in ogni sofferente, ed è così che il Papa termina la lettera esortando tutti ad essere dei buoni samaritani, ad aiutarci gli uni gli altri. La solidarietà ci impegna tutti, non c'è distinzione, siamo tutti chiamati, tutta la Chiesa è chiamata ad essere samaritana, soprattutto noi che abbiamo preso questo impegno. Si tratta di come servire i nostri malati nella luce di Cristo, comunicando quelle che noi abbiamo per far risplendere il volto di Cristo nel nostro fratello sofferente, per rendere partecipe il nostro sofferente della gloria che Cristo riserva a tutti quelli che hanno patito con Lui e per Lui. E non c'è diritto umano, non c'è condizione umana che si sottrae a questa regola. L'ultima immagine è quella del buon ladrone. Aveva ammazzato, aveva ucciso, era là sulla croce. Debitamente noi patiamo, diceva, per i delitti commessi. Ma Gesù dice, oggi sarai con me in paradiso. Nella morte, nella sofferenza, annunzia la resurrezione, la gioia, la felicità. Dobbiamo essere anche noi lì con Cristo a dire a tutti i sofferenti che abbiamo per mano che Cristo è pronto a dare la gioia, a portare tutti in paradiso. Se noi soffriamo con amore, se offriamo a Lui la nostra sofferenza per la redenzione del mondo. Amen. Per l'esercizio della mia professione mi trovo fortunatamente non tanto spesso, però mi trovo, io sono ginecologo in un consultorio familiare pubblico, di fronte a ragazzine incinte. È un tipo di sofferenza particolare quello, che al ginecologo cristiano spiazza, molto spesso spiazza, perché sei combattuto tra una voce che ti dice cerca di aiutarla, anche se tu sei contrario all'aborto per principio, e un'altra voce che invece ti dice aiutala in un altro modo, consigliala, dici a questa ragazzina che a un certo punto anche questo esserino che porta in grembo, se è venuto, è per un progetto, per un qualcosa che poi si tradurrà in un bene per la donna stessa. In queste situazioni nelle quali noi siamo, ci troviamo di fronte a una titubanza e siamo indotti qualche volta a peccare, nel senso in certo punto, se non altro di dire in certo punto in una delle migliori ipotesi, ah, guarda, io sono obiettore, quindi rivolgete a un altro, non ne voglio sapere, e così via. Qualche altra volta invece cerchi di parlarci e poi quando vedi l'insistenza dici, guarda, non è inutile che discutiamo,
e così via. Che valore dare a questo tipo di sofferenza e come comportarsi in una situazione di queste? Certo, è una sofferenza per la donna che deve liberarsi dal bambino, anche quando ci sono altri motivi che lo inducono la donna ad abortire. Tuttavia l'eliminazione di parte di se stessa è sempre un dolore fisico, dolore morale, dolore spirituale. Per cui il medico, penso, deve avere tanta compassione, non disprezzare mai una donna in genere, tanto più una donna, una bambina, una ragazza in questo stato. Però deve tutelare la vita, per cui non deve piegarsi alle istanze della donna, deve fare del suo meglio per convincere quella ragazza a tenersi il bambino. Questo penso che sia l'atteggiamento del medico cristiano. Tu, che sei medico. Il guai è quando uno è inserito in una struttura, come deve comportarsi. Non so come voi vi comportate qua. Come dire, da una parte capisco Antonio quando dice grazie a Dio non quasi mai sono coinvolta direttamente in questo, in questo problema. Io penso però che un aiuto potrebbe venire dall'essere appoggiati a una struttura, una comunità che di aiuto alla vita. E allora se si è agganciati a una comunità di sostegno in questo senso, la tua forza raddoppia, perché ecco, puoi offrire materialmente un aiuto nel dire aspetta, non lo fare, c'è questa realtà che può occuparsi di te e del bambino. E allora diciamo le tue parole o le nostre parole non diventano soltanto più un conforto, una consolazione o un tentativo di supporto così soltanto morale, ma possono tradursi in qualcosa, in una speranza concreta, di aiuto concreto. E allora ecco, il nostro aiuto ha un peso diverso, la nostra voce ha una valenza diversa. Nel momento in cui alla consolazione unisci proprio l'aiuto concreto, per cui la persona non solo si sente capita in quelle che sono le sue difficoltà materiali, ma si vede anche aiutata praticamente. Per fortuna, diciamo, di questa comunità, di queste associazioni, qualcuna seria e ben strutturata sta venendo fuori, anche nel rinnovamento, almeno qui a Palermo con Liliana Capitumbino abbiamo un grosso punto d'appoggio da questo punto di vista, non solo lì nel Messinese dove opera Antonio. Però ecco, è bene se c'è cercarla una realtà di questo tipo. E a tutti i fratelli comunque che operano nei ministeri di intercessione consiglio questa strategia. Qualora si venga in contatto con questa realtà o con le mamme che vengono a parlarci che hanno questo problema, per cui magari spesso c'è la guerra in famiglia, ecco, allora se ci documentiamo in questo senso e se ognuno di noi prende contatto proprio materiale con una di queste realtà in maniera da instaurare un rapporto continuo di conoscenza e di scambio di vedute, di informazioni, di aiuti, penso che la parola ha una valenza diversa, possiamo veramente dare un aiuto, anche perché questo tipo di nella struttura pubblica questo tipo di aiuto purtroppo viene messo da parte. Lì dove c'è lo psicologo, o dovrebbe esserci,
che dovrebbe parlare con queste ragazze, cercare le motivazioni, cercare di aiutarle in tutti i modi. Questa fase del cammino che poi porta quasi inevitabilmente all'IVG viene messo da parte. E devo dire che ho raccolto la testimonianza anche di qualche ostetrica, di qualche infermiera che lavora lì da noi in ospedale, che ha cercato di fare un sostegno di questo tipo e che è stata messa da parte da primari e colleghi. No, no, lascia stare, vabbè, tanto non serve a niente, oppure no, tu con queste non ci parli. Per cui ecco, diventa importante offrire un'alternativa valida. Ecco perché negli ospedali sarebbe auspicabile, e comunque in tutti quei centri dove ci si occupa di questa problematica, avere un contatto, ripeto, con una struttura alternativa valida. Io volevo dire su questo che anche non so lì dove opera lui, ma ci sono le assistenti sociali missionarie che hanno pure questo tipo di servizio, oltre là non c'è, ecco, però anche se una persona non è della stessa città non ha importanza, quindi a volte l'avere un luogo in cui poter ecco, maturare una certa scelta, essere accompagnati, è molto utile. In effetti ci vuole l'aiuto concreto. È una profonda sofferenza, ha avuto un tumore, ha avuto la rottura del femore, poi un ictus, poi di nuovo la rottura del femore. Io quando la vado a trovare, io ho iniziato un cammino, nel mio piccolo lo capisco che il Signore, e la dobbiamo accettare, che l'amante la dobbiamo accettare, però mia sorella ancora non si rende conto, e quando la vado a trovare, e dalle volte la trovo arrabbiata con il Signore, impreca contro il Signore alcune volte, io dalle volte rimango senza parola, perché non so come, la vedo soffrire così tanto. Arrabbiarci non posso, perché mi fa tanta tenerezza. Anche altre persone ho incontrato. Che conforto, che parole possiamo noi porgere a queste persone? Perché poi cadono in una profonda depressione, perché non riescono ad uscire da queste sofferenze. Perché io l'ho accettato la prima, ho accettato il tumore, ho accettato la seconda, ma la terza perché? Perché il Signore ce l'ha con me? Io dico, perché ti amo? Io non voglio essere amata così. Ha ragione. Che cosa ha detto il professore Leone ieri sera? Sì. Se ti ricordi, ha detto, sì, le tue stesse parole. Sì. E non mai sbattere l'amore di Dio in faccia, sì, a chi soffre, la cosa più sbagliata che si può fare. Ma e come ci posso, sì, porgere? Mai. Ma infatti questa non si può dire a una persona che soffre che il motivo è l'amore di Dio. Pure ricordo una... Vabbè, perché... Ricordo a Lourdes un ragazzo in carrozzina a cui un vescovo si avvicinò dicendogli insomma, che era fortunato, il Signore lo amava, eccetera. E questo irritato gli ha detto, indicando la carrozzella, la vuole? Perché insomma non si può dire questo. Chi lo capisce, ecco, chi arriva a percepire che in quello partecipa alle sofferenze di Cristo, ci è arrivato. Ma per chi non è a questo punto, non si deve dare la ricetta, e bisogna stare accanto. Quindi qui il samaritano si china sulle ferite, cura, eccetera, sta accanto, conforta, ecco. Poi è il Signore che lavora con la persona, e piano piano, ecco, ci sono dei cambiamenti anche nella persona, che prima si può trovare in una condizione, poi se si sta accanto si vede come la persona malata viene, ecco, aiutata dal Signore stesso ad accogliere quello che forse prima non accoglieva. L'altro che può fare? Intanto pregherà, stare accanto, ma certamente non andrà a dire tu sei fortunato, perché veramente per la persona in quel momento non lo capisce, è una cosa terribile. E chi sta accanto a una persona ammalata se ne accorge,
di come Dio lavori, tant'è vero che quella ecco, la condizione vera del povero in senso estremo, in fondo è dell'ammalato che è alla fine, perché non può più fare le cose come le faceva lui. Tutti hanno piccole manie, piccole cose a cui tengono, però a un certo punto, dipendendo da altri, ecco, sono costretti a rinunciare a quella volontà che nessuno vuole mai abbandonare. Quindi chi si abbandona veramente alla volontà di Dio e anche alle cure degli altri? Chi non può fare niente? E in questa estrema povertà, ecco, c'è anche un'accoglienza che viene aiutata da Dio. Chi sta con fede accanto a una persona ammalata forse trova più conforto lui, perché si accorge di quello che l'altro riceve e l'altro fa il suo cammino a suo modo. No, non preoccupare. E poi questo voglio dire, nei nostri gruppi succede spesso. Veramente bisogna avere tanta delicatezza. Sembrerà un paradosso, ma la cosa migliore è, almeno in una prima fase, come ha detto Mariuccia adesso, l'accettazione della sofferenza viene gradatamente in una persona che è già avanti in un cammino di fede. Ma per chi non lo è e per chi cerca aiuto, sembra un paradosso, ma non bisogna parlare di Dio. Noi siamo alla scuola di Gesù e facciamo cristoterapia proprio per questo. Dobbiamo imparare a porgere il Signore, perché da come lo porgi dipende l'accettazione o il rifiuto della persona che hai davanti. E allora vedi che diventa importantissimo. Non snoccioliamo l'amore di Dio come veramente se fosse noccioline. Ma è quanto più è importante stare in silenzio accanto all'ammalato, scendere al livello dell'ammalato, come ha detto Padre Matteo poco fa, come ha fatto il Samaritano, è sceso dal suo cavallo. Quello scendere dal cavallo significa scendere dal suo sapere, scendere dalla sua fede anche, no? Scendere dalle sue certezze, perché noi lo sappiamo che l'amore di Dio è salvezza, che l'amore di Dio è che essere associati alla passione di Cristo è vanto per noi. Noi lo sappiamo, ma non lo puoi andare a dire a chi è lì bastonato e sofferente. Allora devi scendere dal tuo sapere, scendere dalle tue convinzioni, essere allo stesso livello dell'ammalato, essere allo stesso livello di quell'uomo piagato, entrare nelle sue ferite e tacere e metterti lì a hai bisogno dell'acqua, ti lavo i piedi, ti faccio un pediluvio, una cosa qualsiasi, ma non nominate Dio. Non nominate Dio, non in quella fase, non ve l'accettano, ve lo ributtano in faccia, non fate altro che acuire la credine di quella persona nei confronti del Signore. Quella è la più brutta evangelizzazione, non è evangelizzazione quella lì. Quindi stiamo molto attenti, lo scopo di questo corso è proprio questo. Per noi che siamo vicini alla sofferenza, per professione, per volontariato, per chiamata nei gruppi, è importantissimo sapere porgere l'amore del Signore, sapere evangelizzare nella sofferenza. È l'evangelizzazione più delicata che ci sia. Quindi stai accanto a tua sorella, falle servizi più umili, sorridi, portale delle canzoni e a poco col tuo modo di fare, con la tua dolcezza, col tuo silenzio, magari ecco, leggile qualcosa, sai, oggi ho sentito questo, e sarà lei poi a chiederti, sarà lei poi magari, ecco, allora potrai portare l'esempio della sofferenza della Vergine Maria, che abbiamo sentito stasera. Che male ha fatto nella sua vita la Vergine Maria, eppure le nostre sofferenze le ha passate tutte, giovane, incinta, improvvisamente a 16 anni, senza essere mai stata toccata da nessuno. Vedi chi fu curanne, se lo è ora, nel 2001, pensate 2000 anni fa, che cosa doveva essere successo? Quel povero San Giuseppe che si sente dire che quella lì era incinta e lui non l'aveva toccata nessuno. Voglio dire, c'è il modo di piano piano parlando, no?
E allora alla fine dicendo veramente che è un mistero, però anche perché lo vediamo, come ha detto Padre Matteo, ci sono sofferenti, ma loro sono già avanti, sono in un cammino di fede, che ma noi portando la testimonianza di questi fratelli, soltanto con la parola, col racconto, nel momento in cui ti viene chiesto, ma non sbatterla lì di primo acchitto, perché ripeto, ti torna addosso come un boomerang e a quel punto è difficile, non la riprendi più il discorso. Quindi veramente scendiamo al livello del sofferente e pensiamo che quando ci mettiamo davanti a una persona che soffre veramente stiamo solcando terra santa. Quella lì è terra santa, ragazzi. Io, questa è una delle prime immagini che ho ricevuto quando sono entrata nel mio cammino ed è sempre quella che mi porto appresso e che mi fa avere grande, grandissimo rispetto e timore. Quando mi avvicino a un ammalato, una persona che comunque dimostra la sua sofferenza, fisico, spirituale che sia, nel momento in cui qualcuno sta per aprirti il suo cuore, quella lì tu stai solcando terra santa. E allora fai come Mosè, togliti i sandali, prostrati e abbassa la faccia. Mosè non ha parlato, non ha detto niente, è stato Dio a parlare. E quello lì deve essere il nostro atteggiamento, profondo rispetto, profondo silenzio, in ascolto di quella che è la sofferenza dell'altro, perché è Cristo che parla nella sofferenza dell'altro. E Cristo stesso, se glielo chiedi, ti suggerirà le parole da dirgli.